Presidente carissimo, bentornato. È sempre un piacere trovarci insieme a lei, perché lei è una persona che regala sempre stimoli, riflessioni che, nonostante la concretezza e la capacità di guardare a ciò che succede, riescono comunque a illuminarci e a darci la voglia di procedere, di non fermarci, di resistere e guardare oltre con un senso di responsabilità. Questa sera il tema per il quale l'ascolteremo direi che è un tema che veramente ci interessa non molto di più, perché è uno sguardo, e chi meglio di lei, a questo nostro mondo, a questi imperi, forse impero, come si stanno modificando, quali sono i veri imperi? Sono quelli che hanno un'etichetta ufficiale, ce ne sono di più nascosti, ce ne sono di quelli che comunque poi agiscono fortemente? Noi siamo stati figli, proprio come civiltà, di un grandissimo impero, l'impero romano. Il 2014 sarà l'anno del bimillenario dalla morte di Augusto e siamo discesi da questa grande civiltà. Tanti altri imperi la storia ci ha regalato e ci regala. Siamo stati in qualche misura tutti noi figli all'ombra di un impero come quello americano. Abbiamo visto altri imperi verso Oriente. Lei è reduce dall'incontro con quello che viene definito l'attuale zar della Russia, è un incontro recentissimo, quindi credo che gli avrà offerto altri spunti di riflessione. Dunque, abbiamo veramente di fronte a noi uno scenario che è cambiato con velocità assoluta. Il Presidente, per gli incarichi che ricopre, per il prestigio di cui gode, ci rappresenta ed è in giro per il mondo con tutte le sue capacità e le sue valenze, quindi abbiamo soltanto una gran voglia di ascoltarla, ringraziandola ancora per essere in questo luogo che sempre l'accoglie volentieri e dove i ricordi comuni sono veramente tanti. E ricordiamolo chiaramente, Padre Michele anche questa sera ci sembra che sia qui ad ascoltare con noi. Grazie. Comincio io? Assolutamente. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Allora, grazie della presentazione, troppo gentile, ma così va il rito. Allora, sono passati quasi 2 anni dall'ultima volta che ci siamo visti qui, era il 10 gennaio del 2012 e avevamo parlato quella volta e la volta precedente soprattutto di temi economici, cioè delle difficoltà di uscita dalla crisi, temi che potremmo parlare anche stasera veramente, perché non è che grandi soluzioni le abbiamo avute, anzi siamo forse in una situazione molto simile a quella di allora. Però stasera io mi vorrei concentrare soprattutto su temi, chiamiamo così, politici, cioè i grandi cambiamenti di potere nel mondo. È naturalmente chiaro che alla fine si fa anche una riflessione sull'economia, ogni tanto bisognerà richiamare l'aspetto del potere economico perché incide enormemente sugli altri, ma vorrei fare proprio un discorso più politico e tenere proprio sul potere, cambiamenti del potere attuali e prospettive di cambiamento futuro del potere. E in questo senso abbiamo scelto insieme un titolo un po' bizzarro, no? Un impero più imperi, cioè significare il passaggio da un monopolarismo, come si chiama in linguaggio più politologico, a un poli, un mondo policentrico, un mondo policentrico, e cioè multilaterale, e che è quello che, verso cui siamo andati recentemente, anche se con zigzag, come fa sempre la storia. E inutile dire che sono molto grato di questo invito. Per me essere qui è uno degli impegni più seri per me, perché il martedì sono in colloquio con la città, con gli amici, sono veramente il momento di quasi di confessione delle proprie riflessioni. Partiamo quindi dall'attualità.
l'accordo di questi giorni sull'Iran. Dopo una tensione che durava dal 1979 gennaio, c'è stato per la prima volta qualcosa che sembra un accordo, ancora non definitivo, è un accordo temporaneo, fra 6 mesi c'è un altro test, però è un accordo con alcuni fondamenti che sono assolutamente nuovi. E già questo ci dà un cambiamento del mondo, non sono stati gli Stati Uniti come Camp David che hanno messo insieme gli avversari politici e che hanno risolto il problema, sono stati 5+1, cioè i 5 dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, quelli che hanno il diritto di veto, cioè lo ripeto, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina, più la Germania. E qui già un'osservazione, +1 in teoria avrebbe dovuto essere l'Italia, ma non per maniera di grandezza, perché siamo sempre stati, adesso non lo sai, il paese che più è stato legato storicamente, anche nei tempi recenti, all'Iran. Il paese che più commercia con l'Iran è proprio l'Italia. È una curiosità che mi ricordo quando l'Italia comprò i primi white body, gli aerei grandi, non era il Roma New York, il primo era il Roma Tehran, proprio perché la borghesia iraniana dello Shah veniva a fare spese a Roma per tutte le storie che c'erano state. E inizio con questa osservazione che il 5+1 non è 5+Italia ma 5+Germania. E quando questo è successo nel 2003, quando qualche anno dopo l'Italia, lavorando soprattutto sugli Stati Uniti, anche se veramente quando è stata l'ora dell'esclusione non aveva fatto praticamente nessun gesto per rimanere in gioco, quando poi ha tentato di rientrare aveva avuto un certo diritto degli Stati Uniti, ma la Germania ha posto assolutamente il veto di condividere questo con l'Italia. Ricordo questo episodio non per polemica, ma proprio perché riflette i cambiamenti del mondo. Attorno a questo tavolo non c'era uno solo, c'erano 5 più la Germania, che nell'Europa, come vedremo, è il paese che sta salendo. E i rapporti con l'Iran erano stati estremamente complessi, tra l'altro io sono stato l'unico leader occidentale a visitare l'Iran nei giorni del grande freddo, l'ho fatto con accordo con gli americani, perché non si fanno le ragazzate in politica estera, ma con un lungo lavoro di convinzione su Clinton, che all'inizio era ostile a questo, e poi dimostrai che era assolutamente conveniente aprire un faro che se poi non avesse fatto luce non succedeva poi nulla, cioè tutte le gare a perdita zero si fanno. E quindi fu interessante, perché ricordo anche mia moglie, fu la prima volta che le donne sono state ammesse a una cena ufficiale, no? Un paese che aveva ministri femmine, ma alle cene ufficiali non erano mai state ammesse le donne, quindi in segno di grande omaggio all'Italia fu questa sera. Questa è la fotografia degli ultimi avvenimenti, ma una cosa importante nel cambiamento della realtà del mondo è che stiamo uscendo dalla crisi, forse ci usciamo, io sono ancora molto scettico, ma una cosa è da osservare proprio come etichetta iniziale di questo discorso, che mentre dalla crisi del 29, l'altra grande crisi economica, entrarono gli Stati Uniti come paese più forte, provocarono la crisi e uscirono come paese ancora più forte, dalla crisi attuale sono entrati gli Stati Uniti, paesi più forti, hanno provocato loro la crisi, ma come vedremo gli Stati Uniti escono molto più deboli rispetto a quello che sono entrati, naturalmente in termini relativi, perché cominciamo l'analisi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un paese, certamente ancora il paese leader del mondo, certamente il paese più forte militarmente del mondo, di gran lunga, con però la fatica di portare avanti questa grande missione. Fatica, con un dato molto semplice,
negli anni 60 gli Stati Uniti producevano il 40% del prodotto mondiale lordo circa e spendevano il 43-44% delle spese militari, oggi producono il 19% del prodotto mondiale lordo e spendono il 42-43% delle spese militari. Anche se la stanno calando, quindi fra pochi anni andremo al 30-35, tuttavia ancora siamo in questa situazione. Questo si chiama, proprio ricordando gli imperi, l'overstretching, la fatica imperiale che prima o poi si sente nei bilanci di ogni paese. Un paese però, gli Stati Uniti, leader ancora per le nuove tecnologie, quindi che è uscito dalla crisi, ma soprattutto dei nuovi campi e delle biotecnologie e dell'elettronica, dell'informatica, delle nuove tecniche di comunicazione, è ancora paese leader nel mondo. In più, negli ultimi tempi è stato aiutato e dal proprio ingegno e dalla natura con la cosiddetta rivoluzione dello shale gas e shale oil. Una cosa impressionante, no? Cioè proprio sfuggita dalla testa e dalle mani degli osservatori. Grandi compagnie petrolifere 3 anni fa non davano un attimo di attenzione a questo shale gas, oggi sono state acquistate delle piccole imprese per miliardi di dollari. Il shale gas è una cosa estremamente semplice in teoria, cioè il gas che gas naturale è anche shale oil, olio di scisti come viene chiamato, che in queste rocce porose hanno trovato dei sistemi con i tubi che vanno verticali e poi orizzontali e portano sabbia e prodotti chimici e fanno uscire questo gas in quantità enormi, soltanto con giacimenti che hanno la dimensione di tutta la Pennsylvania e così via. E attualmente gli Stati Uniti stanno superando la Russia come quantità di energia prodotta. Questo sembrerebbe un fatto episodico solo, no, è una rivoluzione. Tutta l'industria petrolifera, petrolchimica mondiale sta tornando nel Golfo del Messico, già 500.000 posti di lavoro sono stati creati in pochi mesi e soprattutto, questo vi dice cosa succede nel mondo, il prezzo del gas in questo momento per unità, se British Thermal Unit si chiama, non chiedetemi cos'è perché non lo so, ma comunque British Thermal Unit sono 4 dollari massimo negli Stati Uniti, 12 dollari in Europa, 12 dollari in Europa, 16 dollari in Cina. Quindi noi paghiamo l'energia 3 volte di quello che lo pagano gli Stati Uniti. Pensate il vantaggio posizionale di questa situazione. Quindi ancora numero uno nel mondo, ma veniamo ai ma del grande impero. Certamente Obama è diventato presidente con una eredità molto pesante, soprattutto non solo spese militari e impegni in tutto il mondo, ma 2 guerre che hanno fortemente sfibrato la voglia di combattere gli Stati Uniti. 2 guerre perdute sostanzialmente, anche se non sono perdute nel senso formale del termine, ma in Iraq c'è stato il ritiro e il paese è ancora inquieto, non solo, ma il paese è andato in mano a quello che era ritenuto il grande nemico degli Stati Uniti, la guerra in Afghanistan, che si conclude pressoché allo stesso modo. E con anche alcuni successi, certo la cattura di Bin Laden, aver convinto nella fase delle sanzioni contro l'Iran la Russia e la Cina a prendere sanzioni, ma sostanzialmente una politica internazionale ereditata da Obama con in estreme difficoltà. Però Obama aveva dato speranza e ha cominciato un lavoro di riconversione, ma è attualmente in una fase di fatica estremamente forte. L'Economist nel suo ultimo numero mette in copertina Obama, una foto di Obama con l'acqua alla gola e sotto c'è scritto "Ecco l'uomo che camminava sulle acque", per dire il dramma di questo presidente che ha dato un impulso enorme al paese e poi fatica, fatica. E fatica perché? Problemi interni prima di tutto. La grande innovazione di Obama, che tutti abbiamo salutato come necessaria, come un grande passo di civiltà, cioè l'Obamacare, la grande riforma sanitaria,
una riforma che nella nostra logica europea era indispensabile, perché era fornire la sanità a 50 milioni di americani, cioè iniziare a fornire la sanità ai 50 milioni di americani su 310 milioni che non ce l'hanno la sanità pubblica. E questo è stato, ha dilaniato il paese, questa riforma, ma la cosa particolare è che per errori tecnici incredibili l'inizio di questa riforma è saltato. Sostanzialmente nelle ultime settimane siamo arrivati a sbagli di esecuzione che se fossero stati fatti da italiani si sarebbe successo l'ira di Dio nel mondo, insomma, no? E ad esempio il non aver calcolato che i nuovi, che pochissimi avrebbero cambiato sistema assicurativo, e soprattutto il nuovo sistema assicurativo, avendo cambiato in pochi, hanno cambiato solo coloro che erano anziani, vecchi e malati, e quindi le assicurazioni si sono totalmente sbilanciate e non hanno più tenuto il ritmo, quindi si è bloccato proprio il sistema. Obama ha dato grandi assicurazioni che la cosa sarebbe andata avanti bene, e questo ha messo addirittura in dubbio la sincerità e l'onestà politica del Presidente. E sul New York Times è apparso il titolo Obama Pinocchio, anche qui per dir bugiardo un nome italiano, non lo so perché, insomma. Comunque, President Pinocchio. E altri problemi interni li vedremo poi, con il problema del Tea Party, ma ugualmente difficile è stata la politica verso l'estero, non solo l'eredità delle due guerre di cui vi ho parlato prima, ma alcuni problemi assoluti. La grande promessa della soluzione del problema mediorientale, con un meraviglioso discorso al Cairo, a cui finora non è seguito nessun risultato. Va bene che il problema è di difficoltà enorme, però lo sbilanciamento iniziale mette in rilievo la pochezza dei risultati raggiunti. Poi, di non scarsa importanza, anche se meno di quello che noi crediamo, il problema dello spionaggio e del controllo delle reti internazionali, che peraltro io ritenevo scontato, perché 10 anni fa, come ho scritto sul giornale, io ero a Tel Aviv, mi ha telefonato il presidente dell'ENI, ero presidente della Commissione Europea, sono uscito per non farmi sentire, e dopo 2 mesi ho visto pubblicato tutto sul giornale, in modo perfetto peraltro, quindi non mi sono assolutamente lamentato. Sono andato a Bruxelles dai tecnici, mi hanno detto: professor, la sua voce è registrata, lei può telefonare dalla cabina telefonica da dove vuole, ma lei ormai è fritto. Anche se si mette una molletta al naso non c'è niente da fare, il computer è inflessibile. Quindi lo scandalo c'è, è vergognoso, però alla fine avevo capito che tutti lo sapevano, coloro che lavoravano in questo mestiere. Comunque anche questo ha pesato la difficile politica nel Pacifico degli Stati Uniti, e poi la crisi siriana ha messo in rilievo i grandi cambiamenti di potere. Cosa è successo? È successo che Obama, giustamente dal punto di vista etico, ha messo una cosiddetta red line, una linea rossa riguardo all'uso delle armi chimiche in Siria. Quando questo si è manifestato, però, anche se le armi chimiche non le hanno usate solo da parte del Presidente, ma si sono, a quanto ho capito, un po' usate dappertutto, ma quando questo è avvenuto, Obama si è trovato nella difficoltà di un intervento militare verso cui lui prima di tutto era riluttante e il paese ancora più riluttante. Quindi una diplomazia che trova protagonisti diversi da quella precedente. Ecco, quindi la stampa americana, è chiaro che su questo è severissima, parla della necessità di riscoprire le raffinatezze clintoniane, la politica più conto della complessità, insomma non c'è più una forza che guida questo grande paese verso l'uscita dai problemi delle due guerre di cui vi ho parlato prima.
Ma nella società americana, oltre a queste grandi energie, queste risorse e questi problemi, per concludere questa analisi, vi sono alcune elementi profondi che in futuro non so come possano, che causano interrogativi che possono avere una loro risposta domani e non oggi, ma che sono ugualmente estremamente importanti. Il primo è: il paese troverà una nuova unità o la crescente differenza fra ricchi e poveri che sta scavando veramente nella società americana produrrà conflitti insalabili? Su questo io non riesco a dare una risposta, però l'interrogativo se lo pongono tutti, quindi lo pongono anche voi. Secondo, in conseguenza di quello che vi ho detto, gli Stati Uniti diventeranno più isolazionisti? Anche qui le risposte sono possibili, sì o no, entrambe, però è un problema che ora si pone in modo estremamente serio. E poi c'è nella politica americana una divisione interna da qualche anno in modo crescente che prima non c'era, cioè il Tea Party ha come conseguenza non solo di portare avanti delle tesi estremiste sulla struttura della società, ma ha anche la conseguenza di spaccare sempre il Partito Repubblicano, e quindi certo è un vantaggio per il Partito Democratico che può più facilmente portare candidati verso il centro, ma costituisce un'estrema spaccatura della società, anche perché sia la situazione che spesso si ha in politica, no? Che i dirigenti, cioè gli iscritti al partito e che creano i dirigenti, quindi i dirigenti creati dagli, diciamo così, dagli attivisti, noi li chiameremo, perché in America l'iscrizione è un fatto un po' strano, sono estremisti, e invece gli elettori sono molto più moderati. E allora finisce che il Partito Repubblicano, portando candidati molto più estremisti, più spesso perde le elezioni di quanto non accadeva in passato, e questo è un altro problema che è estremamente importante da osservare per il futuro. Infine, l'ultima osservazione di questi grandi problemi della società americana è che però gli Stati Uniti sono l'unico paese ricco, sviluppato, grande, con popolazione crescente, cioè la demografia gioca in favore degli Stati Uniti, cosa che non succede, come vedremo, nei paesi europei, non succede in Russia, e la Cina ha un aspetto particolare. Quindi luci, ombre del paese numero uno e problemi a rimanere numero uno. Secondo paese da considerare è la Cina. La Cina è sempre stata leader nel mondo, quindi dopo le riforme di Deng, delle riforme verso il mercato, del 1978, la Cina non è che faccia la rivoluzione, sta tornando alla normalità. Nel Rinascimento la Toscana e la Cina, secondo gli storici economici, erano le parti più ricche del mondo, e la Cina sta semplicemente, dopo un secolo e mezzo unico di crisi, dopo che per 18 secoli era stato leader nel mondo, tra i leader del mondo, ritorna forse a riprendere questo suo posto che aveva in passato. Una crescita continua, senza precedenti, in un paese così grande, dal 78 non si è mai fermata, parecchi anni oltre le due cifre, adesso che si parla un po' di crisi, è tra il 7 e l'8%, quindi vorrei che tutti avessimo questa crisi, e con problemi però estremamente seri, perché la trasformazione è a metà. Metà sono gli abitanti delle città rispetto alle campagne, metà sono coloro che hanno un reddito quantomeno decente, e via, potremmo sempre fare un discorso della divisione, un'enorme divisione geografica. Pensate che la differenza di reddito fra le province più povere e Shanghai e Pechino, le province più ricche, è da 1 a 6, cioè non da 1 a 2, da 1 a 6, quindi è un paese ancora con questi enormi problemi. E l'altra differenza non solo fra province, ma fra città e campagna, anche qui differenze enormi. Quindi l'economia può andare avanti solo se queste grandi trasformazioni procedono,
a quelle grandi trasformazioni che sono programmate nell'ultimo summit, che, su cui poi adesso faremo le analisi un po' particolari, perché segnerà 10 anni della storia del mondo, sono complicate, perché si parla della necessità di inurbare entro il 2040 300 milioni di persone, cioè con delle problemi colossali, soprattutto perché il grande dibattito è: non possiamo allargare ulteriormente le grandi città, quindi la creazione delle metropoli di equilibrio, come le chiameremo noi, problemi veramente giganteschi. Se voi pensate che Chongqing, città di cui io ignoravo il nome fino a 6 anni fa, ha 34 milioni di abitanti, ecco, questo vi dà l'idea di che cosa sono manovrare questi problemi. E la società è lanciata verso il mercato, no? La frase che più personifica la Cina in un'intervista che ho visto a televisione, in cui una ragazza diceva: meglio essere tristi in una BMW che felici in bicicletta. Ecco, questa è la frase che a me ha fatto impressione, ecco. E la seconda osservazione da fare è che i cinesi pensano anche di aver successo, e qui è importante perché ci ritorneremo, perché il loro sistema politico ha successo, cioè c'è, nonostante le critiche alla corruzione e a situazioni di eccessivo accentramento di potere, c'è però una sostanziale fiducia nella capacità del sistema di trasformare la società cinese. Su questo è un fatto che ti fa impressione, no? La loro critica alla nostra democrazia, dicono: ma il nostro congresso decide per 10 anni, voi siete sempre sotto elezioni e non si capisce mai dove vogliate andare. E questo sta con analisi molto serie, molto, anche molto aperte sulla democrazia, ma con la conclusione: se voi non trasformate la democrazia, noi non facciamo un grande affare a diventare democratici. Queste sono riflessioni che quando le sento mi pesano moltissimo. E naturalmente questa trasformazione interna ha trasformato i rapporti con il resto del mondo, di fronte a cui la Cina ha un ruolo unico. Nella storia dell'umanità non c'è mai stato un paese che abbia esportato per lungo tempo, e continui a farlo come la Cina, merci, uomini, cioè lavoratori, tecnologie e capitali. Questo è un fatto nuovo nella storia, è successo un po' per l'Algeria, per la Francia e l'Algeria, ma un piccolo caso. Questo riguarda tutto il mondo. E dove soprattutto? Dove si trovano per la Cina il cibo, le materie prime e l'energia? E quindi Africa e America Latina. Cioè la politica cinese verso l'Africa è una politica che è la politica necessitata per dare nutrimento e risorse al 1.390 milioni di cinesi che stanno completamente cambiando il tenore di vita. Capite che essendo poco meno di un quarto dell'umanità, vuol dire cambiare radicalmente il mondo. E naturalmente questo che cosa fa? Un cambiamento della politica estera. Mentre la Cina è sempre stata fuori da tutte le guerre, dove c'era un problema non c'era la Cina. La guerra in Iraq, la Cina già, in Afghanistan niente Cina, Libia niente Cina, elenchiamoli tutti. La Cina è sempre stata fuori da tutto. Quando voi avete una politica di presenza in tutto il mondo, prima o poi qualche incidente e comunque una politica estera la dovete preparare. Infatti la battuta in un seminario che ho avuto in Cina, la mia posizione era: dico, ma cosa succede se in un paese vi rapiscono 1 miliaio di cinesi che lavorano a fare una strada o una ferrovia? Beh, quando fate la politica estera a 360 gradi, evidentemente avete un problema a 360 gradi. Poi crescenti tensioni in Asia, e qui c'è un altro fenomeno interessantissimo. La tensione fra il Giappone e la Cina è sempre stata fortissima, un odio
che di fronte a cui l'odio franco-tedesco era roba da bambini, insomma, no? Che continua nel tempo, nello stesso tempo con una cooperazione economica impressionante. Esportazioni, importazioni, investimenti incrociati crescono e l'Asia sta formando un sistema economico unico, Corea del Sud, Cina e Giappone, più i paesi fornitori intorno, ma questi sono i paesi forti, che sembra non avere confronti nel mondo nel futuro. E con tutte queste tensioni politiche, no? Ricordo, per alleggerire un po' la situazione, era l'ultima volta che vidi l'arcivescovo di Shanghai, che 94 anni è morto, quando l'ho visto io ne aveva 92, è morto appena adesso, che era stato gesuita, era stato giovane prete nel 45 a Roma, curato di Tor Bella Monica, quindi ha applicato la borgata romana, andato in Cina nel 46, l'hanno messo in galera nel 47, ci è rimasto 28 anni e mi ha detto, ma sa, 28 anni poi nella vita di 92 non sono molti, no? Che quando io ho detto, ma dovete fare come l'Europa, la conciliazione Francia e Germania, lui mi guarda, età 92 anni, e mi dice, si ricordi che io non ho mai comprato e mai comprerò in vita mia alcun prodotto giapponese. Questo è per dirvi profondo che cosa è. Eppure questa incredibile Asia in cui i rapporti economici si stringono in modo sempre più forte. Adesso la sfida, vediamo il futuro della Cina, perché non voglio soffermarmi troppo, la sfida adesso qual è? Continuare la crescita con le operazioni verso la campagna e le province di riequilibrio di cui vi ho parlato prima, e quindi la necessità di modifica dei consumi. Tuttora più del 50% del prodotto nazionale lordo in investimenti, è chiaro che la crescita futura non può essere sempre gli investimenti con capacità produttiva eccessiva, ma deve essere il consumo. E qui diventa un problema incredibile, perché bisogna cambiare proprio tutto. Bisogna ricostruire lo Stato sociale, la sanità, le pensioni. E quello che più mi ha impressionato è che tutto sommato i cinesi tengono come modello gli Stati Uniti e non l'Europa. Cioè, questo è per me del tutto incomprensibile, un paese comunista, un paese, e il loro modello futuro è sostanzialmente quello americano. Quando io facevo rilevare che in fondo in Italia si spende il 7% del prodotto nazionale lordo in sanità e negli Stati Uniti il 17%, e noi campiamo 7-8 anni di più di media di loro, il problema non ha importanza. Il riferimento, perché il soft power, cioè il potere dell'immagine americana, è fortissima. E qui l'Europa dovrebbe fare un po' di esame di coscienza, perché questo non è un fatto casuale. Allora, che cosa ha deciso, per concludere sulla Cina, il plenum ultimo, che appunto avrà conseguenze per 10 anni? Ha deciso, ed è interessantissimo da esaminare, ancora un cammino verso il mercato, cioè la riduzione della presenza delle imprese pubbliche, e le imprese pubbliche dovranno diminuire di peso, però naturalmente dal punto di vista del principio, dice ancora, esse tuttavia costituiscono l'elemento fondamentale del nostro sistema, cioè la riforma, ma non la riforma di principio. Secondo, inizio del cambiamento sulla proprietà della terra. Questo è importantissimo, perché se volete portare i contadini dalla campagna alla città, dovete fare in modo che possano vendere la terra, in modo da potersi creare l'appartamento che devono avere in città, e quindi e aumentare la produttività di coloro che rimangono in campagna. Se non cominciate questo, non riuscite a fare la riforma della trasmigrazione di 300 milioni di persone. E anche qui, quindi, è molto importante. E il terzo grande cambiamento è la fine della politica del figlio unico. La politica che è iniziata nel 78 ha cambiato la demografia della Cina, per cui in tutte le previsioni la Cina ha 1.380.000.000 di abitanti, si prevede che ne abbia 1.470.000-480.000 a metà secolo, l'India ne ha 1.000.000.000 e ne avrà 1.790.000 a metà del secolo. Quindi vedete la differenza di cambiamento demografico. Però
tutti questi nuovi fatti, ma nessuna concessione politica. Cioè il sistema socialista è conforme alla scelta nazionale e alle condizioni fondamentali del popolo cinese. Quindi è la dottrina opposta a quella del Gattopardo. A Palermo tutto doveva cambiare affinché tutto rimanesse uguale, a Pechino, perché la società possa cambiare, nulla deve cambiare al vertice. Cioè la condizione della trasformazione della società è il polso fermo del partito e dello Stato a Pechino. Capite la complessità di questa situazione, no? Quando si vogliono giudicare superficialmente i problemi di fronte a cosa ci si trova. Ecco. E, certo, è sicuro ormai che entro 10 anni la Cina supererà gli Stati Uniti come ricchezza globale, però avendo 5 volte gli abitanti in più, vuol dire che la ricchezza individuale sarà di 5 volte inferiore a quella degli Stati Uniti. Quindi questi sono i bilanciamenti tra le due grandi potenze del mondo. Russia, la Russia è ritornata fra i protagonisti. 2 anni fa non vi avrei messo la Russia in questo discorso, ma con il caso siriano, in cui ha anche salvato Obama, come vi ho detto prima, è ritornato Putin a essere il protagonista, ed è anche contento di esserlo, ve lo assicuro proprio, è un ruolo che gli piace. E quindi anche nel caso dell'Iran esercita una grande forza e un'influenza, e ha ripreso a intervenire in tutto lo scacchiere mondiale. Io ieri ho parlato con lui di un quarto d'ora, per un quarto d'ora almeno, sui problemi del Sahel, che è la zona più povera dell'Africa, di cui per ancora qualche settimana mi interesso per conto dell'ONU, e c'era un netto interessamento russo che anni fa non c'era assolutamente. Cioè il paese ritorna, con però alcune grandi debolezze, diversissime da quelle americane. La prima è quello demografico. La Russia è in crollo demografico. 145 milioni di abitanti, tra una generazione e mezza saranno 120, anzi meno, saranno 110, e di cui saranno 80 milioni di qua dagli Urali e 30 di là dagli Urali, quindi è il più grande territorio del mondo, 30 milioni di abitanti, con un piccolo fiume e di là 1.300 milioni cinesi, quindi con tutta una serie di problemi che la Russia sente profondamente, no? E qui ci sono delle cose impressionanti, no? Io quando ho chiesto a Putin, ma Vladivostok, che è una città cinese, per carità è solo russa, allora ho interrogato i demografi dell'Università di Mosca, dell'Accademia delle Scienze, e le osservazioni sono interessanti, ha ragione Putin, Vladivostok è città russa, però tutto intorno è tutto cinese, perché i boschi i russi non li coltivano più, la campagna faticosa non la fanno più, come noi, sono tutti bosniaci o serbi i nostri boscaioli, non c'è mica un italiano rimasto, quindi non è una cosa strana questa. E poi le altre osservazioni che vi dicono che mondo viviamo, dice, vede, le donne russe non vogliono più sposare gli uomini russi, ma sposano i cinesi, perché sono risparmiano, non si ubriacano e costruiscono la casa e sono dei padri di famiglia. Quindi ci sono queste misture di confine che non riesco a capire che cosa daranno in futuro, ma che certamente provocano dei cambiamenti enormi, con tensioni naturalmente. Ad esempio, ultimo episodio, non è molto importante, ma questo vi dice le tensioni esistenti nella politica dell'Artico, che è un'altra palestra del mondo, perché petrolio, gas, eccetera. La Russia è disposta a collaborare con tutti, ma non con la Cina. E ci sono continui, però, vendita di gas alla Cina, insomma, tutti problemi complessi di rapporti fra i due grandi paesi. L'altro aspetto della Russia, l'altro problema della Russia, oltre a quello demografico, è la sua struttura economica.
cioè un paese in cui ancora più di metà del bilancio pubblico è petrolio e gas. E allora diventa un problema. È un paese grande, sono altre discussioni che ho fatto direttamente con Putin, ma un paese grande e importante come la Russia, come può resistere ad avere una struttura economica in cui se il petrolio va a meno di 85 dollari al barile, oggi 105, 106, va in bancarotta? Perché non riesci più a pagare gli stipendi, non riesci più a pagare... allora la dipendenza dal prodotto energetico è un problema enorme, ed è proprio quello di cui abbiamo discusso nell'ultima parte di ieri, cioè la grande convenienza di un rapporto fra, a mio parere, fra Russia e Europa, perché noi abbiamo bisogno dell'energia russa e la Russia ha bisogno della tecnologia europea, ma esita moltissimo, ed il caso, la tensione che c'è sull'Ucraina ne è una manifestazione, esita moltissimo perché non si sente di affrontare un'economia aperta con l'Europa che è estremamente più efficiente nella produzione industriale della Russia. Quindi è un problema, qui occorrerebbe una grande saggezza, un rapporto politico di lungo periodo, una trattativa quindi che non vada a scadenza nelle settimane o nei mesi, ma che proietti una cooperazione progressiva nel lungo periodo. In questo momento l'Europa, né la Russia né l'Europa sono capaci di fare questo. Inoltre Putin non ha in questo momento successori, li farà, ma certamente anche questo è un punto interrogativo che gli osservatori si pongono. Poi l'altro grande, non paese di leader, ma punto di confronto di questi grandi potentati, è ovviamente il Medio Oriente. Il Medio Oriente, il caso siriano ha dato una lezione incredibile, cioè i problemi si risolvono solo se c'è cooperazione fra le grandi potenze. Però non è il caso. Le tensioni in Medio Oriente sono fortissime, soprattutto la tensione fra sciiti e sunniti, secolare, drammatica. La fascia sciita si è espansa con la guerra in Iraq, cioè fascia sciita vuol dire Iran, Iraq, Siria, anche se non omogeneamente, e Libano, la parte del Libano, ha provocato e provoca una reazione terribile della parte sunnita, cioè Arabia Saudita, Golfo e tutti i detentori dei petrodollari, e questi influenzano la politica mondiale in modo enorme. Paesi petroliferi in cui molto spesso voi trovate una politica difficilissima da interpretare, per esempio una classe dirigente molto legge e ordine eccetera, e poi sotto sotto queste fondazioni, queste strutture che finanziano indirettamente i movimenti terroristici, comportamenti complicatissimi di queste società. E esempio di questo è quello che è avvenuto in Egitto, era l'esempio della primavera araba e della trasformazione del mondo, e in due anni abbiamo avuto andata e ritorno. L'Egitto è sempre stato comandato dall'esercito, anzi non dall'esercito, ma da un interessantissimo legame fra l'esercito e le grandi famiglie, quelle che in Egitto chiamano le 2000 famiglie, al punto che è classico, no? Che quando l'esercito è un esercito di popolo, cioè i leader dei villaggi fanno carriera in esercito, quindi non è un esercito di elite. Però quando questi giovani militari arrivano a metà della carriera e sono brillanti,
divorziano e si sposano una signora delle 2000 famiglie, insomma, no? Creando ancora più l'establishment formidabile del paese. Non solo, ma l'esercito possiede circa un terzo della ricchezza dell'Egitto. Cioè, se noi andiamo a Sharm el Sheikh, all'Hilton, a qualche albergo, evidentemente l'albergo è gestito da americani, da tedeschi, da francesi, la proprietà immobiliare probabilmente è dell'esercito. Quindi si è creato sempre questo enorme establishment, e con le elezioni, con la primavera araba, le successive elezioni, i fratelli musulmani hanno scardinato questo potere, ma con una mossa abbastanza frequente nella storia, cioè hanno decapitato la parte più elevata dell'esercito e si sono messi d'accordo con i militari ascendenti. Poi la rivoluzione ha mangiato se stessa, l'inabilità del governo di governare, la crisi economica più forte e poi anche una serie di pericolosi errori da parte di Morsi, che ha sempre più calpestato le leggi costituzionali e quindi ha condensato l'opposizione contro di sé. Quindi questo esperimento così nuovo, così importante, è durato pochi mesi e poi è ritornato l'esercito e è ritornata la situazione precedente, con però un cambiamento della realtà. Cioè, i fratelli musulmani sono in grandissima tensione ovunque, sono abituati a essere anche perseguitati, ma oggi sono più potenti di prima. Sono più potenti di prima perché hanno l'unica rete politica che guarda tutto il paese, non solo le città, ma tutti i villaggi, e certamente se non avessero compiuto questi errori di primo, di mancanza di capacità di governo, secondo, di desiderio di calpestare le regole democratiche, avrebbero certamente avrebbero continuato a diventare leaders. Ma l'ultima zona di grande turbolenza che rispetto alle quali le grandi potenze sono sempre abbastanza vigili interessa molto a noi, cioè è la Libia. La guerra libica ha scardinato degli equilibri in tutta il Nord Africa, cioè Gheddafi aveva formato il suo esercito con un nucleo di Tuareg, di abitanti del deserto estremamente forti, manteneva le loro famiglie del deserto, cioè che abitavano nel Mali, in Chad, nei paesi sotto il deserto. Con la guerra in Libia tutto questo equilibrio economico si è sfasciato. I soldati sono tornati nel loro paese pieni di armi, affamati, senza più il soldo. Il soldato senza soldo è un problema, e è cominciato un doppio fenomeno: da un lato il terrorismo, vendita delle armi. Quando vado in Mali c'è una quotazione quotidiana del Kalashnikov, no? Si chiede subito cosa costa oggi un Kalashnikov, no? Da un lato questo, e dall'altro una economia illegale fondata sulla droga, i rapimenti e contrabbando di ogni tipo, e quindi è diventato, soprattutto trattandosi di paesi che non hanno confini fra di loro, perché è il deserto, non ha confini, insomma. Allora diventa una delle zone più pericolose del mondo. Io mi ho fatto un'osservazione, conoscendo abbastanza bene la Libia, avendo avuto la responsabilità e anche, secondo me, il merito di avere scongelato Gheddafi, quando mi sono accorto che non aveva più voglia di portare le guerre a sud, ma voleva diventare il re dell'Africa, cioè voleva diventare il grande capo supremo dell'Unione Africana. Lo invitai a Bruxelles con tensioni fortissime da parte degli americani e degli inglesi, salvo il mese dopo non poter darla da Gheddafi perché bisognava fare la coda, perché gli americani e gli inglesi erano tutti lì a vendere, comprare,
mi ricordo quando al summit del Cairo avevo appuntamento con Gheddafi e c'era il primo ministro irlandese che doveva vendere la carne, c'era il primo ministro inglese che doveva vendere le armi, e, insomma, questo e Gheddafi dal punto di vista della politica estera non portò più alcun problema, riparò ai danni avuti, pagò per i delitti commessi, pagò. Io mi trovai nella situazione incredibile quando pagò per Lockerbie, è una situazione incredibile che i francesi, che già avevano pagato a un prezzo più basso, disse no, no, vogliamo ricontrattare perché qui noi vogliamo un prezzo più alto dei nostri. Certamente Gheddafi era un dittatore all'interno, duro, durissimo, ma ripeto, la situazione adesso in Libia è di 16 eserciti, 30.000 persone con le armi, ogni giorno ne succedono di tutti i colori e speriamo il bene, ecco, anche perché la Libia è vicino a noi. Quando si fa una guerra comunque bisogna prima non farla, secondo considerarne tutte le conseguenze. Cosa succederà? Io spero che si ricostituisca l'autorità dello Stato, alcuni paesi tra cui l'Italia sono impegnati a aiutare la ricostituzione delle forze di polizia, delle forze militari, però è una sfida estremamente difficile. Vi do solo un esempio e poi finisco con la Libia. Quando c'è stata da decidere la legge sull'epurazione di coloro che avevano collaborato con il vecchio regime, stavano approvando una legge, hanno assediato il Parlamento, dopo 2 ore è stata approvata una legge totalmente opposta, che sostanzialmente impedisce qualsiasi ruolo politico a coloro che avevano collaborato per i 35 anni precedenti. Cioè, in poche parole, chiunque sappia leggere e scrivere non può assolutamente avere un ruolo politico. Quindi questi problemi sono problemi enormi, perché o si ricostituisce l'autorità dello Stato o di fronte a noi abbiamo un problema che diventerà ancora più serio, perché tocca anche fatti come l'emigrazione, perché è chiaro che non è che l'unico modo è di vedere da dove partono gli emigranti. Con Gheddafi comincia ad esserci un minimo di accordo, anche se faticoso, anche se terribile, eccetera, di sorveglianza. Adesso evidentemente nessuno sorveglia niente, e quindi il problema della ricostituzione dell'autorità è un problema molto importante. L'Africa, che è il grande oggetto, come sempre, della strategia internazionale, è il paese più povero, è il continente ovviamente più povero del mondo, molto arretrato, però è la prima volta nell'ultimo decennio che l'Africa fermenta, cresce più della media mondiale, ha un tasso di sviluppo del 5% medio già da 10 anni. Intendiamoci, quando si parte dalla miseria estrema, 5% non è poi molto, però è finalmente una società in movimento, con le influenze molto diverse rispetto al passato. L'unico paese che lavora su tutta l'Africa è la Cina, ha relazioni diplomatiche con 50 paesi su 54 e ormai commercia con l'Africa più di qualsiasi altro paese al mondo, investe in Africa più di qualsiasi altro paese al mondo, e anche in questo caso la demografia è estremamente interessante, perché in ogni paese africano ci sono alcune migliaia di cinesi che, finito il lavoro, rimangono, sposano ragazze africane, non nell'Africa nera in questo caso, dove hanno ancora problemi di tensione quasi razziale, ma nei paesi arabi del nord, e quindi c'è tutto un fenomeno simile a quello che vi ho descritto in precedenza. In Africa inoltre c'è un certo progresso delle democrazie, lento, ma ci sono sempre più elezioni,
sempre più cambiamenti di governo, naturalmente con livelli ancora di corruzione impressionanti e con una separazione fra i paesi che impedisce un'economia forte, cioè 54 paesi vuol dire non avere un'economia che funziona. Ecco, poi su questo salto la descrizione del Sahel, della zona in cui in questi periodi di tempo ho un po' operato, perché sarebbe è un bel campione di cosa succede in Africa, ma è troppo dettagliato per questo. Arriviamo infine all'Europa, ancora numero uno nel mondo per l'economia, ancora numero uno per la produzione industriale, ancora numero uno per le esportazioni, ma con un ruolo economico che non si traduce minimamente in alcun ruolo politico e che con la frammentazione impedisce anche lo sviluppo economico di cui abbiamo bisogno, per cui se continua così nel lungo periodo il numero uno diventa numero due e poi numero tre. Ecco quella che è la situazione in Europa. Perché succede questo? Da un lato noi abbiamo la fine degli equilibri passati, cioè non c'è più in Europa il senso dell'europeismo governato e guidato dal tandem franco-tedesco, ma c'è un'Europa estremamente diversa in cui un solo paese ha un ruolo dominante, cioè la Germania, e i tedeschi pensano di obbligare i paesi periferici a diventare tedeschi. Compito assai difficile, ma anche compito inutile, nel senso che l'Europa è nata su un senso di pluralismo e di solidarietà ben diverso da questo e con meccanismi di flessibilità che ora vengono sempre messi in dubbio. E questo ha creato nella struttura politica europea dei diversi paesi una crescita di populismo, di partiti anti-europei che preoccupano tutti, ed è interessante il fatto che sono aumentati in tutti i paesi europei ma non in Germania. Hanno fatto un flop finora almeno i paesi anti-europei, anche perché lo spirito di difesa degli interessi nazionali è stato preso dal governo e quindi i partiti populisti hanno avuto molto meno spazio di potersi affermare, ed è quindi una situazione che il partito leader europeo ferma i partiti populisti al suo interno, ma al prezzo di una politica rigida, rigorosa e che non tiene conto dei problemi degli altri paesi. Inoltre c'è una situazione vecchia ma anche nuova, cioè della Gran Bretagna che non si sa che cosa faccia da grande, cioè il primo ministro inglese ha deciso un referendum se stare o no in Europa, con grande intelligenza politica l'ha messo dopo le elezioni politiche in modo da potersi giostrare anche per il futuro, però di fatto abbiamo uno dei grandi paesi che ha il referendum della Scozia che vuole essere indipendente, ma questo sembra destinato a fallire, e poi ha il referendum se rimanere o meno in Europa, e oggi come oggi ci sarebbe una maggioranza, almeno in teoria, perché poi quando si va a votare bisogna vedere, ci sarebbe una maggioranza per l'uscita. Ecco, di fronte a questo i problemi dell'Europa sono complicati, non che l'Europa si vada sciogliendo, ormai è una realtà imprescindibile, è una realtà che tutti ritengono indispensabile per il mondo futuro, ma certamente in queste condizioni è difficile che possa giocare un ruolo nella grande politica mondiale, ruolo che potrebbe giocare benissimo. Quando vado in Medio Oriente tutti mi chiedono: ma perché voi che ci conoscete meglio di tutti, che commerciate con noi più degli altri, che investite nei nostri paesi più degli altri, perché non contate nulla? È un discorso che fanno assolutamente tutti: non contiamo perché siamo divisi. E quindi non analizzo adesso tutti i problemi interni dell'Europa, ne ho voluto parlare solo come discorso dei poteri nel mondo. Abbiamo questo grande potere potenziale, ma che non si traduce assolutamente
assolutamente in realtà. Conclusione, quindi, come trovare in questo mondo un punto di riferimento? Certamente un tempo si sarebbe detto il trionfo della democrazia. Il trionfo della democrazia si sarebbe detto, ma diventa abbastanza difficile con le osservazioni che ho fatto prima. Certamente la democrazia resta il grande, per me, il grande punto di riferimento politico del mondo futuro, ma non possiamo certo parlare di una democrazia trionfante. Nessun paese ha una leadership nemmeno morale in questo momento, no? Non c'è l'Europa, non c'è gli Stati Uniti, anche se, come vi dicevo prima, rispetto alla Cina, il soft power americano, cioè la potenza non immateriale, è molto forte, il riferimento di immagine, cinema, cultura, moda, modelli di vita, innovazione. L'America è ancora all'avanguardia in tutti questi capitoli, però è un problema ancora risoluto, e questo ruolo soprattutto non lo gioca l'Europa, che lo ha sempre giocato nella sua storia. Il modello europeo è sempre stato il riferimento del mondo negli ultimi secoli, e anche questo quindi è tutto venuto bene. E chi è, certo che sarebbe molto interessante, nella sede in cui siamo, a fare alcune riflessioni. Forse bisognerebbe dedicare delle riflessioni ad hoc, no? In questo mondo di frammentazione e comunque di riposizionamento, di mancanza di autorità morale, il ruolo della Chiesa, che certamente qualcosa di nuovo sta accadendo, no? Perlomeno verifichiamo cambiamenti che noi abbiamo avuto sotto gli occhi, ma su cui non abbiamo mai riflettuto in modo sistematico, no? Cioè, da un Papa italiano a un Papa europeo non italiano, da un Papa europeo non italiano a un Papa non europeo. E questo cambia profondamente tantissime cose, tantissimi parametri, e con una presenza che per ora, ripeto, siamo ancora ai primi mesi, ma si presenta forte nel mondo perché è un punto di riferimento di soft power, che noi chiameremmo estremamente importante, quantomeno suscita un'enorme curiosità in tutti i media del mondo, perché non è solo politico-diplomatico, anzi è profondamente diverso, è un ruolo molto più ecclesiastico e molto più etico in senso generale di quanto non fosse una struttura diplomatico-politica come c'era in precedenza. Ne accenno soltanto, e non vado oltre perché, ripeto, su questo bisognerebbe aprire riflessioni e dibattiti in cui ancora io non mi sento in grado di dare un approfondimento. Però capisco che siamo di fronte a possibili cambiamenti interessanti, no? Perché è chiaro che in questo mondo in cui c'è questa frammentazione, e stasera, come ho detto, ho colpevolmente trascurato tutti gli aspetti di controllo economico, della finanza mobile, di tutte le conseguenze che produce nella vita dell'uomo, perché ho voluto essere limitata a questo, ma certamente tutto questo porta al desiderio almeno di un soft power morale, no? Di una potenza, di un potere di riferimento. Ecco, ci sono eventi nuovi anche nell'ambito della Chiesa che fanno pensare a che possa dire una parola, insomma, su questi temi. Però, ripeto, su questo è solo un invito agli amici del martedì di preparare qualche riflessione da parte di chi ne sa più di me. Grazie.
Allora. La parola adesso un attimo a A lei. Allora, come negli incontri passati con il professor Prodi, anche questa sera abbiamo un po' di spazio per continuare questa esplorazione con lui. Lo ringraziamo intanto per averci dato questa panoramica su questo mondo multicentrico che lui ha esplorato con la sua usuale concretezza e soprattutto con questa esperienza di prima mano fatta a contatto con chi ha il potere e con chi gestisce questi centri di potere nel mondo. Ci sarebbero senz'altro tanti interrogativi da porre prima di lasciare non a degli interventi ma a delle veloci domande. Voi voglio però ricordare già fin d'ora il prossimo appuntamento con i Martiri di San Domenico, che sarà il 10 dicembre prossimo, dove richiameremo la figura di Don Dossetti. La serata avrà come tema Dossetti, uomo del futuro, e sarà gestita da Stefano Ceccanti, che è docente di diritto costituzionale comparato, da Fabrizio Mandreoli, qui della Facoltà Teologica, ed Alberto Melloni, che è già stato qui altre volte e che dirige qui il centro culturale del Giovanni XXIII. Ecco, adesso se qualcuno di voi ha qualche domanda da porre, chiedo a Marco di portare il microfono, alzate la mano, lasciamo lo spazio adesso a due o tre domande veloci, poi dopo diamo al professor Prodi il modo di rispondere già fin d'ora. Professor Martinelli si è già segnalato. Ciao per rompere il ghiaccio, una domanda secca e breve. Parlando della Cina e di tutti i suoi problemi, e so che a un certo punto la politica cinese è ben conosciuta dal professor Prodi, volevo da lui un giudizio della Cina nei confronti della Cina nazionalista. Mancano due protagonisti almeno, fra quelli che, seguendo la stampa, emergono continuamente, India e Brasile. C'è un motivo per questa preterizione? L'ultima domanda. Grazie per il bellissimo affresco. Io vorrei sapere come vede il ruolo della Turchia, economia crescente, in particolare nel Medio Oriente, nel Mediterraneo. Abbiamo visto anche recentemente le tensioni fra la Turchia e l'Egitto e nelle proiezioni future. Grazie. Perfetto. Questa domanda è molto precisa. Ma facciamo presto. Politica cinese di confronti di Taiwan. Il problema è ancora lì. Non è però adesso sanguinante, cioè voglio dire, non è. È subito perché la nuova classe dirigente taiwanese è molto più aperta ai rapporti con la Cina. La Cina fa meno paura e si sono aperte soprattutto le grandi correnti di dialogo umano, cioè i turisti che vanno che vengono, è tutta un'altra cosa rispetto
alla chiusura di anni fa. Naturalmente arrivare alla situazione che si è prodotta a Hong Kong, cioè due sistemi, uno Stato, così via, eccetera, manca ancora tempo, però non vedo nel lungo periodo vedo una sostanziale identificazione fra queste due realtà. Quanto lungo? Lungo, ecco, però non vi è più la tensione che c'è in Asia, non coinvolge Taiwan. Interessante questo aspetto, no? Secondo, India e Brasile, non ne ho parlato perché ho parlato di potere. Questi sono due grandi paesi che stanno svegliandosi, ma non sono ancora arrivati al ruolo di leadership politica. L'India per i suoi problemi interni serissimi, no? Le differenze, le tensioni, le diverse etnie, paese grandioso, ma che ancora non, anche se allarma nucleare, quindi sia l'India, allora dovevo parlare anche del Pakistan, che costituiscono nella zona regionale due elementi di estrema tensione continua, non ne ho parlato semplicemente perché ho voluto proprio dare il titolo alla parola poteri, vedere chi si siede intorno al tavolo che prende le grandi decisioni, ecco, non ho voluto andare oltre a questi. Il Brasile ha un grandissimo futuro, va forte, ha problemi interni grandi adesso però. Il Brasile, il passaggio al dopo Lula è un passaggio complicato, sia in termini di crescita che in termini di tensioni dentro la società. Politica industriale, la politica è diventata molto difensiva e il problema del petrolio e dell'energia sta producendo tensioni politiche interne al paese e rimane però una delle grandi speranze del mondo. Quindi al prossimo discorso, fra 20 anni parliamo anche del Brasile, ecco, certamente, e dell'India. Oggi vedete questi BRICS, no, che tutti hanno messo insieme, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, se l'Est si è aggiunto in fondo, sono stati genialmente messi insieme come gli elementi nuovi del mondo, ma fra di loro non hanno niente in comune, non è che si amino, no? Non sono una squadra. E quindi li ho esaminati in modo separato e ho preso la Cina perché è già nella squadra vincente, gli altri non ci sono ancora, anche se hanno enorme importanza. Per noi certo la Turchia è un caso speciale. La Turchia sta andando fortissimo, la Turchia ha problemi interni minori degli altri paesi, nonostante il problema curdo, nonostante ci siano state anche confronti come noi abbiamo visto, certamente il potere di Erdogan e del partito dei musulmani moderati è infinitamente più forte di quello che non sia lo stesso partito in Egitto. Se si andasse alle elezioni oggi, Erdogan, nonostante i movimenti di piazza, li vince facilmente. Certamente la Turchia di oggi è diversissima dalla Turchia di ieri, è una grande potenza regionale, economica e politica. E qui tocca l'Europa molto, no? Quando mi chiedono ma la Turchia entrerà in Europa, io dico ci vorrà molti, anzi quando iniziò il problema io ero primo ministro allora e poi presidente della Commissione europea, ho gestito tanti colloqui di negoziazioni e ho sempre detto ai turchi, dico guardate, alla fine sarete membri dell'Unione europea, ma ci vogliono molti decenni, se avete calma e tranquillità,
e fece una battuta alla televisione turca quando mi dice: ma perché? Insomma, lei che ha questo rapporto con la Turchia buono, diceva: riguardate, perché io, mia nonna, quando c'era qualcosa di spaventoso, diceva: mamma, i turchi, queste cose non potete mica cancellarle. Oggi è cambiato, oggi è la Turchia, secondo me, che non vuole più entrare nell'Unione. E non è più possibile, perché un paese che ha una politica estera così autonoma, che un giorno è con Israele, l'altro giorno è contro, si scontra con i vicini e poi dopo fa la pace, fa la dottrina del ministro degli esteri che dice: patres nemi ai nostri confini, nessun nemico vicino a noi, poi litiga con tutti, poi Siria pacifica e poi svolge una politica autonoma dai Balcani fino all'Asia centrale. Come fa a entrare nell'Unione Europea quando su ogni decisione ci vuole unanimità, si prendono giorni e giorni, mesi e mesi di dibattito? Ecco, quindi io ritengo che la Turchia sarà sempre più potenza regionale e sempre più autonoma. D'altra parte oggi è proprio così, insomma, no? In Asia centrale voi avete ristabilito un equilibrio fra Russia e Turchia che è quello dell'Ottocento, uguale, no? Cioè poteri politici che si in qualche modo si aiutano con una concorrenza reciproca e controllata, e allora è difficilissimo, quindi, nel futuro, che questo diventi un paese dell'Unione Europea. E infatti io, riguardo all'allargamento dell'Unione, no, potenziale, io ho un'idea molto, molto precisa, cioè ex Jugoslavia diventano paesi membri dell'Unione, sono sempre stati paesi europei, eccetera. Per il resto bisogna creare l'anello degli amici, cioè tutti i paesi intorno all'Europa, dalla Bielorussia fino al Marocco, con Israele, che a uno contrattano con l'Europa, possono, hanno il diritto di negoziare con l'Europa tutti gli accordi possibili, ma non di far parte delle istituzioni europee. E questo, secondo me, sarebbe una grande politica, di creare appunto un anello attorno all'Europa, ma non membri dell'Unione Europea, perché l'Europa, infatti, moderatamente spingevo la Turchia, Kohl mi guardava e dice: ma tu, quando eri bambino, hai avuto degli insegnanti ignoranti, oppure eri tu che non studiavi? Perché l'Anatolia è in Asia, non in Europa. Questa era quella. E tutte queste cose raffiorano poi nella vita, no? Sì, una domanda da Giovanni. Io ho dato un'occhiata oggi alla bicicletta che è pervenuta da Roma, molto rapida, testa proprio. Però pensando al fatto che venivo a ascoltare Romano con questo tema stasera, mi sono fatto una domanda, cioè se alla fine di questi protagonisti non ci sia un protagonista che è presente dappertutto in modi diversi, che nel linguaggio dell'enciclica sono i poveri, che sono appunto diversi da un posto e dall'altro, e però sono un silenzioso, dolente e forse anche un po' pericoloso interlocutore, perché di fatto mi sembra che ancora sia un problema tutto aperto e di fatto anche irrisolvibile, e quindi non... Anche in mezzo ai grandi imperi c'è una spaccatura, c'è un difetto, ecco. E quindi non siamo riconosciuti tutti uguali. Domanda a Leonardo. Leonardo Pensiero. Professore, io mi volevo riferire alla,
a quello che lei ha detto sul Papa, che potrebbe essere, diciamo, un riferimento per il soft power morale. Secondo lei oggi nella politica sia italiana che europea chi potrebbe incarnare meglio e interpretare questa prospettiva? Qualche defunto. L'ultima domanda? Sì. Sì, pronto? Buonasera. Io volevo fare una domanda, perché si è parlato ovviamente delle varie potenze che hanno ovviamente esercito un potere economico, militare, di pressione culturale, ma come si combinano queste potenze nell'ambito di una politica monetaria che è fatta di area dollaro, area euro? Vale a dire, come si muove la potenza cinese commerciando in dollari, dove la politica del dollaro viene fatta dall'America e l'Europa ne fa una propria, ecco. E diciamo che questo forse può condizionare un po' il potere di tutti chi comanda nel mondo. Prima San Giovanni, io stasera onestamente non ho parlato di poveri, sui poteri, sugli imperi, no? Capisco i limiti, ho solo fatto qualche accenno quando dicevo che nella società americana o altre, potremmo fare discorso anche della società europea, questa divisione crescente tra ricchi e poveri alla fine scoppia in qualcosa, non può non scoppiare in qualcosa, ed è una disparità crescente dappertutto, escluso il Brasile, i paesi scandinavi, negli ultimi anni, il Brasile che prova a dare disparità tali che dire che è un po' meno ingiusto di anni fa, dire niente, insomma, ecco. Ma questo è uno dei grandi problemi anche politici dell'umanità. Non so dire come finisca, ma non può andare avanti così. Cioè c'è una progressiva concentrazione della ricchezza dovuta a fenomeni abbastanza che abbiamo sotto gli occhi di tutti, la finanziarizzazione dell'economia, i nuovi sistemi di informatica che creano disoccupazione e nello stesso tempo accumulano capacità, skills, specializzazioni molto elevate e quindi differenziano gli stipendi, la sparizione delle classi medie per effetto di questi fenomeni, quindi abbiamo delle forze enormi che portano alla divisione e si sono tradotte in contratti di lavoro che 20 anni fa nessuno ci pensava, precarizzazione sistemica perfino nel settore pubblico, quindi non... Allora Don Giovanni, non lo so dove va a finire questo. Lo noto come fatto crescente, come fatto drammatico, non l'ho preso in considerazione perché non ci vuole un'altra puntata, insomma, ecco. Ma è uno dei grandi problemi che noi abbiamo di fronte. Ecco, sul leader europeo ho risposto con una battuta prima, ma in questo momento non c'è nessuna leadership, c'è una leadership di forza, di potere, che è quella tedesca, ma non ha leadership morale culturale, insomma, no? Uno lo sente come la maestra severa, insomma, ma non come un esempio che trascini gli altri, ecco. E questo è un fatto importantissimo, ma non c'è da fare. In una frammentazione come abbiamo oggi è difficile che possa nascere un leader, no? Guardate la Francia, tutti i presidenti hanno avuto una fase iniziale buona e poi hanno avuto tutti un crollo enorme. E poi ripeto, la leadership vera deve essere unita alla forza di un paese, cioè certamente, anche se ha avuto disgrazie politiche recenti, uno dei leader
nei consigli europei era il leader lussemburghese, era Juncker, però era lussemburghese, insomma. Quindi come bravo, e poi finita la riunione non ci si badava più, insomma, ecco. Quindi in questo momento di disparità, guardate che il problema della disparità in Europa è un problema grosso, perché l'Europa è sempre stata, è vissuta sempre sugli equilibri, per quello che io è mesi che batto su, dico, per uscire dalla crisi. Noi abbiamo bisogno di una proposta politica diversa, bisogna che Francia, Spagna e Italia facciano una piattaforma politica, e se la fanno tutte e tre assieme hanno la forza di, ma non antigermanica, no? Hanno però un'alternativa che tenga conto degli interessi generali dell'Europa. Ma la Francia pensa di essere meglio dell'Italia, l'Italia pensa di essere meglio della Spagna, la Spagna pensa di essere meglio di tutti gli altri, e quindi è difficile trovare una soluzione di questo genere. Io arrivavo in questi giorni, quasi per fortuna, scusate, l'espressione non va bene, ma dico, la Francia si trova in una situazione, secondo me, di difficoltà economica non molto lontana dall'Italia, speriamo che la faccia ragionare, insomma, su questo. Ma fino ad ora, se vogliamo, proprio per rispondere alla domanda, o c'è una leadership tedesca diversa, o nella situazione di oggi, se non c'è una condensazione politica che faccia proposte alternative, è difficile che un potere morale possa cambiare la situazione in cui siamo. Come si combina con le politiche monetarie? Io su questo ho un'opinione molto semplice: nessuno ha interesse al cambiamento della situazione monetaria tra le grandi potenze. Gli Stati Uniti, va bene così, è ovvio, no? Godono di vantaggi, di privilegi in debiti colossali col dollaro. La Cina, ma perché dovrebbe riformare la moneta oggi, quando la riforma fra 5 anni vedrà protagonista sempre più potente? Prima renderà la moneta convertibile, interessantissimo come stia entrando nella piazza di Londra con degli accordi estremamente importanti, a cui i nostri giornali non hanno dato nessuna importanza, e che Londra fa per salvare la propria piazza finanziare anche fuori dall'euro, e la Cina la fa per cominciare a sperimentare un'uscita nel mondo. Oggi come oggi, però, ripeto, perché dovrebbe riformare la politica monetaria la Cina? Perché dovrebbero riformare gli Stati Uniti? Non dico l'Europa, perché l'Europa, il problema non è la riforma, ma è mettere a posto le tensioni interne che ci sono. Anche oggi ci sono problemi sulle società di assicurazione, insomma, ogni giorno ce n'è una nuova, insomma, ecco, e di fronte a questo è chiaro che non possiamo presentarci al tavolo con un'unica proposta, perché non c'è. Beh, noi quest'ora cerchiamo di concludere, anche per permettere a chi deve andare a letto, a prendere gli ultimi autobus in tempo. Vi ringraziamo. Le macchine parcheggiate forse più lontano. Forse per lo Staveco e così via. Grazie per questa serata, un grazie saluto al professor Prodi, che ha terminato con una prospettiva che in qualche modo vuole aprire un varco nel cerchio dei grandi imperi territoriali che ci sono nel mondo, attraverso questa immagine del soft power che la Chiesa potrebbe cominciare a assolvere nel mondo. Chissà che una forte leadership morale e spirituale possa far fronte a questo disastro finanziario mondiale, che sembra il vero impero che porta a questa maggior povertà nel mondo. Ci auguriamo che
questo possa accadere. Credo che non basti una persona, il Papa, neanche il martedì di San Domenico possono da soli fare questo, però se tutti quanti ci muoviamo in questa direzione, qualcosa di più e di meglio si può fare. Grazie e buonasera.